Allora, la vicenda della votazione di questi referendum pone una questione che comunque ormai in questo Paese noi crediamo sia come dire, all'ordine del giorno da molto tempo. E a questa questione del quorum, del raggiungimento quindi del quorum per la validità del referendum. Io ho sentito una serie di appelli al voto, indipendentemente dal fatto che si voti sì o no, ma nell'andare a votare. Io credo che si debba accettare il fatto che anche l'astensione, quindi il non partecipare al voto, non sia un segno di disimpegno o di distrazione, ma sia semplicemente una espressione di volontà politica. Io voglio ricordare che un referendum passato qualche anno fa, il referendum sulla legge sulla fecondazione assistita, che era stato un referendum molto sentito e al quale ha partecipato soltanto il 25% come quorum, però è stato un referendum sentito da molti e quelli che sono andati a votare, una parte consistente di quel 75%, non è andata a votare come segno marcato di presa di posizione politica, di contrarietà a quel referendum. Quindi io, nello specifico, il PDL ha lasciato libertà di scelta e di voto ai propri elettori, ai propri esponenti, quindi ci sono anche all'interno del PDL posizioni diversificate sul sì, sul no, sull'astensione. Credo che siano naturalmente posizioni legittime, ma io tra le posizioni legittime mi sento di ascrivere anche la posizione di chi non andrà a votare non come elemento di distrazione, perché non si è accorto che c'era un referendum, ma come segnale di presa di posizione politica, che ha, a mio giudizio, pari livello e pari dignità rispetto al voto a favore o al voto contrario. Del resto, voglio dire, i cittadini hanno molti modi per mandare dei segnali. Quando alle elezioni amministrative che sono passate recentemente, una parte consistente dell'elettorato non è andata a votare, non è andata a votare perché ha voluto mandare un segnale politico preciso. E quindi io credo che anche il non andare a votare rientri nella libertà di scelta dei cittadini e non debba essere considerato come un elemento sanzionabile.